Benvenuti alla presentazione del progetto Eureka e al format QR Code al suo interno. Parliamo oggi del format QR Code come strumento di apprendimento inclusivo ubiquo e ci soffermiamo su queste due parole, inclusivo e ubiquo, come parole chiave, filo rosso, all'interno del progetto e dello sviluppo del format stesso. Vediamo quali sono le premesse e lo sfondo teoretico in cui il format QR Code si sviluppa. Per osservazione diretta, ma anche per risultati di ricerca, possiamo affermare che l'apprendimento è sempre più wireless, inclusivo e student-centered, cioè centrato sull'apprendente. L'ubiquitous learning, quindi l'apprendimento ubiquo, si fa sempre più strada come modalità di apprendimento flessibile e partecipativo, adottabile all'interno ma anche fuori dall'aula, sfruttando una serie di devices mobili, gli smartphones, i tablets, ma poi anche le reti di nodi sensoriali, le smart cards di prossimità, gli RFID e i QR codes. Grazie a questo progresso tecnologico, un ambiente di apprendimento può essere embeddato nel quotidiano e quindi diventare un ambiente di apprendimento ubiquo supportato dalle tecnologie, quindi Computer Supported Ubiquitous Learning, che diventa XUL come acronimo. Un ambiente XUL è caratterizzato dai seguenti elementi: dalla permanenza, dall'accessibilità, dalla immediatezza, dalla interattività, dalla situatività e dalla adattabilità. Sono tutti elementi che ne mettono in evidenza la flessibilità e la conseguente possibile personalizzazione dell'apprendimento. Quindi le teorie dell'apprendimento che supportano XUL sono l'apprendimento autentico, l'apprendimento situato e il learning by doing. A questo punto possiamo affermare che il supporto che fornisce l'apprendimento ubiquo insieme a un ambiente di apprendimento ubiquo supportato dalle tecnologie, insieme a materiale di apprendimento cartaceo potenziato con tecnologie mobili e arricchito con audio, video e attività interattive, può dar luogo a apprendimento inclusivo. Ora, introduciamo il concetto del format QR code, disambiguandolo dal QR code. Sono due elementi diversi. Definiamo le caratteristiche del format e quale è stato il suo ambito di sviluppo. Partiamo col distinguere, come dicevamo, il QR code, che è poi Quick Response Code, dal format QR code. Il Quick Response Code è un codice a barre bidimensionale e rispetto ad un normale codice a barre monodimensionale, che è quello che troviamo sulle targhette dei prodotti che acquistiamo, il QR Code permette di disporre di maggiori quantità di informazioni e servizi immediatamente accessibili e decodificati da device mobile, quale può essere uno smartphone oppure un tablet oppure un laptop e così via, che abbia però una webcam e un software di decodifica. Il software di decodifica è gratuito. Il format QR code invece contiene il QR code, nel senso che il format QR code è un piano per l'organizzazione e l'implementazione di un percorso di apprendimento che integra materiale di apprendimento cartaceo e digitale attraverso proprio il Quick Response Code. La finalità del format QR Code è fornire personalizzazione e flessibilità, e quindi flessibilità in termini di in qualsiasi tempo, in qualsiasi luogo, anytime, anywhere, che sono parole chiave utilizzate nella diffusione delle politiche per l'apprendimento permanente dell'Unione Europea. Quindi personalizzazione e flessibilità dell'apprendimento con approccio learner-centered, cioè centrato sull'apprendente, e technology enhanced, cioè la tecnologia vista come
mezzo per potenziare e non come unico mezzo per apportare miglioramento all'apprendimento, e ancora con materiali diversi e multimediali. Obiettivi e competenze del format QR Code. Gli obiettivi didattici generali sono imparare ad imparare, che è la competenza trasversale quando parliamo di apprendimento permanente. Approfondimento dei contenuti in contesti e con mezzi diversi, interdisciplinarietà dei saperi, continuità tra attività scolastica ed extrascolastica, quindi integrazione tra apprendimento formale ed informale. Poi abbiamo obiettivi didattici specifici, e cioè acquisizione di competenze di base comunicative, multimediali e digitali, migliore comprensione generale o specifica di uno o più argomenti trattati, maggiore motivazione, partecipazione e interesse verso una disciplina, promozione di collaborative e cooperative learning. Le competenze le distinguiamo in cognitive e sociali di base superiore, trasversali e di cittadinanza e digitali. Le strategie di apprendimento che possono essere messe in atto attraverso il format QR Code sono diverse. Certamente la premessa è sempre la stessa: è necessario utilizzare il format con approccio costruttivista, quindi pensando alla co-costruzione della conoscenza, con approccio learner-centered, quindi centrato sull'apprendente, e che sia attento ai bisogni speciali di ogni apprendente, quindi un ambiente di apprendimento inclusivo nell'accezione ampia che ne dà l'UNESCO, inclusivo per tutti i tipi di studenti, tutti i loro diversi stili di apprendimento, quindi non solo per diversità intesa come disabilità. Per cui le strategie di apprendimento che il format QR Code permette di attivare sono esercitazioni, brainstorming, apprendimento collaborativo e cooperativo, learning by doing, problem solving, web quest e apprendimento basato sui giochi, così come anche le simulazioni in ambienti virtuali immersivi. L'organizzazione, gli elementi relativi all'organizzazione richiesta dalla implementazione del format QR Code sono tre: ambiente di apprendimento che è fisico e virtuale, è fisico perché consiste nell'aula, ma anche negli studenti che prendono parte a questo tipo di esperienza. È virtuale perché certamente l'ambiente è anche quello che viene sviluppato online o in ambienti 3D. I tempi di realizzazione sono modulabili e individuabili sulla base del percorso di apprendimento scelto, articolato dal docente o dai docenti, se è interdisciplinare. Le risorse umane sono appunto il docente o i docenti, un tecnologo dell'apprendimento e un tecnico informatico. Quindi, così come in tutte le scienze, l'informatico non può essere competente in tutto. Il tecnologo dell'apprendimento è competente per le tecnologie dedicate all'apprendere, mentre il tecnico informatico si occuperà della risoluzione dei problemi tecnici, della gestione di software e hardware. Monitoraggio e valutazione. Il format è monitorato in ingresso e in uscita al fine di valutarne efficacia e gradimento da parte dei partecipanti. E quindi parliamo in questo caso di evaluation e in termini di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, e parliamo quindi di assessment. Le raccomandazioni per l'implementazione ottimale del format QR Code: una scrupolosa organizzazione e gestione di hardware e software, l'approccio learner-centered e technology-enhanced, quindi con metodologia costruttivista, una adeguata fase di familiarizzazione degli studenti con strumenti e ambienti di apprendimento, attenzione all'accesso alle devices necessarie, modulazione di spazio-tempo di lavoro comune autonomo, collaborazione di altri docenti per creare un percorso interdisciplinare, coinvolgimento di consiglio di classe, dirigente scolastico,
tecnico di laboratorio e certamente l'ideale sarebbe che l'intero istituto e il contesto territoriale fossero coinvolti allo stesso tempo, quindi sì, sarebbe estremamente proficuo che il progetto fosse inserito nel piano di offerta formativa della scuola. L'analisi SWOT di questa slide ci permette di evidenziare punti di forza e punti di debolezza, opportunità e minacce. Quindi partiamo dai punti di debolezza, potrebbero essere le difficoltà tecnologiche iniziali, perché potrebbero causare demotivazione e disimpegno. Le minacce. Quindi dall'esterno il format potrebbe essere minacciato da un approccio centrato sul docente invece che sull'apprendente e questo rischia di vanificare la flessibilità del format. E altra minaccia potrebbero essere i limiti delle mobile devices dei partecipanti, quindi la velocità dei processori, gli schermi piccoli, i costi di connessione ad internet. Viceversa, punti di forza del format QR code sono la promozione di benefici didattici diversi, personalizzazione e flessibilità dell'apprendimento e le opportunità provenienti quindi dall'ambiente esterno, apertura ad un'ampia gamma di materiali di apprendimento cartacei e digitali, utilizzo di software e materiali didattici gratuiti, format integrabile nell'attività curriculare con facilità e il supporto alla interdisciplinarietà. Questo è un esempio di attività svolta per l'apprendimento dell'inglese come lingua straniera, per la funzione comunicativa Giving Directions. Abbiamo tre attività, la prima è in cartaceo e dice appunto lavora con un compagno. Fate delle conversazioni simili, dà un esempio e invita gli studenti a lavorare a coppie, a svolgere questa attività secondo l'elenco. L'attività 2 invece dice completa il dialogo, quindi è un'attività di approfondimento, così come la 3. Vediamo lo sviluppo della 2 nella slide successiva. E questa è l'attività codificata in QR code. È un'attività interattiva in un ambiente gratuito, Zanichelli in particolare, per l'apprendimento dell'inglese su quella funzione comunicativa, Given Directions. Quindi gli studenti devono trascinare le frasi nel posto giusto, riceveranno un feedback dal sistema man mano che svolgeranno il lavoro. Vediamo qual è stato l'ambito di sviluppo del format QR code. Intanto il format QR Code nasce nell'ambito del progetto di ricerca Learning for All, avviato nel 2009 e ancora in corso, sarà concluso alla fine di quest'anno, al quale ho potuto partecipare come ricercatrice durante i 3 anni di lavoro che ho svolto come dottoranda all'Università Politecnica delle Marche. E il progetto Learning for All investiga su come un utilizzo consapevole delle ICT possa contribuire ad innalzare la qualità della didattica, soprattutto per studenti con bisogni speciali, quindi abbiamo detto in senso ampio, parliamo di inclusione in senso ampio. I 7 centri di ricerca partner di Learning for All sono il Politecnico di Milano, che ne è coordinatore, i MATI CNR di Genova e le università di Bari, Bologna, Perugia, Salento e Politecnica delle Marche. Il format è stato oggetto di 9 sperimentazioni, tutte in Italia, 7 nell'apprendimento dell'inglese e 2 interdisciplinari inglese costruzioni con buoni risultati. Ho avuto modo di creare questo format all'inizio senza grandi ambizioni o aspettative. In realtà le sperimentazioni illustrate in questa slide lo hanno validato ampiamente e tant'è che poi è stato inserito appunto nel progetto di ricerca Learning for All. Il primo anno di sperimentazione è stato il 2010, tra febbraio e maggio, sulla
su tre diversi scenari. Adulti, lifelong learners, erano degli adulti in apprendimento dell'inglese come lingua straniera, docenti in aggiornamento e studenti di scuole superiori. A febbraio-marzo 2011 altre quattro sperimentazioni sono state condotte al liceo classico Tito Livio di Martina Franca e a marzo-aprile 2012 altre due sperimentazioni all'ITCG Da Vinci di Martina Franca in apprendimento interdisciplinare. Le caratteristiche e i risultati delle sperimentazioni precedenti. Le difficoltà sono state prima di tutto tecnico-organizzative, ma anche di approccio, per cui il numero, l'elenco che vedete qui di difficoltà tecnico-organizzative non supera certamente il peso che hanno avuto le difficoltà nell'approccio. Quindi, prima di tutto, mancanza di copertura di rete in alcune aule, lentezza di connessione e conseguente demotivazione dei partecipanti, carenza di devices, carenza sia in termini di insufficiente potenza delle devices che proprio di mancanza fisica spesso. Svolgimento delle attività con connessione autonoma risultata difficoltosa e frustrante, fuori dall'aula, diciamo, quindi fuori dall'orario scolastico. La percezione che fosse necessario un alto know-how tecnologico, per lo svolgimento dell'esperienza. La necessità di prendere confidenza con materiale autentico web-based e quindi la difficoltà anche nel comprendere da subito che cosa fosse, in che cosa consistesse il materiale. E poi gli adolescenti come falsi nativi digitali, in realtà nelle diverse esperienze hanno dimostrato di avere pressoché nessuna competenza nella risoluzione dei problemi tecnici. Le difficoltà nell'approccio si sono manifestate nelle esperienze precedenti, quindi potrebbero manifestarsi nel disorientamento, un approccio passivo, partecipazione passiva di alcuni studenti a causa della discontinuità del percorso di apprendimento, quindi attività decontestualizzate e o insufficiente facilitazione da parte del docente, quindi insufficiente guida, scaffolding e feedback durante lo svolgimento delle diverse attività assegnate. Infine, l'assoluto isolamento dei docenti nell'istituto di appartenenza. Nell'insieme però le esperienze sono state molto positive in termini di motivazione e partecipazione attiva degli apprendenti, cresciute progressivamente all'aumentare della consapevolezza, dell'autostima, della familiarizzazione con gli strumenti di apprendimento. La soddisfazione manifestata dai partecipanti per la flessibilità e la personalizzazione dell'apprendimento e per i contenuti proposti e gli obiettivi cross-curriculari, come per esempio la possibilità di sviluppare l'autonomia, di costruire sicurezza di sé nell'apprendimento, empowerment, atteggiamento positivo e motivazione verso l'apprendimento disciplinare. E infine anche i docenti coinvolti hanno espresso piena soddisfazione durante le interviste finali, sia rispetto alla partecipazione e ai risultati di apprendimento ottenuti dagli studenti, sia in termini di crescita personale e professionale. Nell'ambito del progetto Eureka, il format QR code sarà utilizzato come filo rosso che guida l'orientamento nei diversi ordini e gradi di scuola e in particolare sarà utilizzato il modello UPROF che è inteso come Ubiquitous Professional Training for Teachers. Giovanni ed io abbiamo scelto questa etichetta a significare la U come ubiquitous, quindi ubiquo, e Prof come abbreviazione sia di professional, che in inglese vuol dire, sia l'aggettivo che il sostantivo vuol dire professionista, professionale professionista,
In più, l'abbreviazione prof è anche professor in termini di docente e professor come professore dell'ubiquo, cioè professare un credo, il credo dell'apprendimento ubiquo. Il modello sarà sviluppato nell'ottica dell'apprendimento permanente, dell'empowerment, quindi del potenziamento dei singoli docenti e per mezzo loro poi studenti, quando i docenti che parteciperanno alla formazione implementeranno i loro percorsi di apprendimento attraverso forma QR code con i loro studenti. E quindi tornando al modello UProf, alla formazione dei docenti all'interno di Eureka, il percorso avverrà attraverso apprendimento learner-centered, quindi caratterizzato da un approccio che parte dal basso, dalle esigenze dei singoli partecipanti, un approccio bottom-up. Sarà caratterizzato da personalizzazione e utilizzo delle nuove tecnologie come mezzo di rimediazione reticolare della conoscenza, sostanzialmente come mezzo per interpretare in maniera nuova e soprattutto socializzata, partecipata e co-costruita la conoscenza. Concludiamo e possiamo certamente affermare che i risultati delle diverse sperimentazioni del format QR Code mostrano un importante impatto positivo su competenze disciplinari e trasversali dei partecipanti, capacità d'uso di nuovi tools digitali, flessibilità e personalizzazione dell'apprendimento. Tuttavia, punto di partenza non può essere la tecnologia, ma la diversa maniera di imparare attraverso la tecnologia e nell'insieme il valore aggiunto della tecnologia sta nel migliorare l'esperienza di apprendimento, nel renderla più autentica, nel facilitare il trasferimento di skills dall'aula al posto di lavoro e quindi in questo senso un approccio technology enhanced piuttosto che technology driven è cruciale, cioè non può essere la tecnologia al primo posto a guidare l'innovazione, il cambiamento, è prioritariamente un cambiamento di visione, quindi il vero cambiamento parte da un rovesciamento di prospettiva, da teacher-centered a student-centered e soprattutto dalla consapevolezza che è necessario investire nelle persone e nell'individuo per produrre empowerment, quindi per dare spazio alle potenzialità delle persone che certamente come membri appartenenti a diversi contesti sociali e lavorativi possano riportare questa loro crescita all'interno dell'organizzazione e rendere l'organizzazione una learning organization. E questo potrà riportarci poi a quella che è l'ambizione di questo progetto, che è quella di fare rete. Grazie.